Siamo all'Arena di Verona per assistere ad uno degli eventi clou di questa estate 2015, il secondo di un trio di concerti con cui il grande Eros Ramazzotti ha dato il via al suo perfetto World Tour, ma soprattutto per intervistare Nicola Tallini, operatore luce di questa importante tournée. Nicola, tu hai una invidiabile esperienza che riguarda tutti i campi dello spettacolo e la gestione di eventi di altissimo profilo, come le Olimpiadi Invernali di Torino e il lancio internazionale della Fiat 500. Nonostante questo ampio curriculum, che responsabilità ti senti ad essere l'operatore luce del World Tour di Eros Ramazzotti, sicuramente l'artista italiano di maggiore successo all'estero? Allora, la prima responsabilità è quella che, avendo preso in consegna il disegno luci di Iazzetti con il lavoro di Marco De Nardi, ho la responsabilità di mantenere il livello anche se mi verranno chiesti dei cambiamenti o delle modifiche. E in secondo, come hai detto tu, un world tour come questo e con un artista come Eros Ramazzotti, il livello di professionalità è alto, un livello di professionalità che io ho sempre mantenuto ma che in questo caso devo continuare ad avere costante. Per il resto la professionalità di tutti dà l'idea di quello che comunque è questo tour. È la prima volta che Agorà, uno dei più importanti service a livello europeo, utilizza proiettori DTS. Il prodotto è la nuova testa mobile Evo, la macchina più potente e tecnicamente avanzata del catalogo DTS. Quali sono stati i criteri della vostra scelta? Allora, non sono sicurissimo che sia la prima volta della DTS, ma comunque i criteri che sono stati molto semplici, nel senso lo abbiamo visionato giù in magazzino. Abbiamo messo a confronto con altri proiettori che avevamo in casa e devo dire che è stato abbastanza sorprendente vedere il passo in avanti che è stato fatto nei confronti di tutti gli altri proiettori. Diciamo, quello ci ha fatto dire subito ok, è un proiettore che è valido e che può essere usato in uno spettacolo come quello di Eros Ramazzotti. Dove sono installati gli Evo e come li utilizzate nel concerto di Eros? Allora, gli Evo in questo caso sono sul floor del palco e dietro, vengono usati come controluce e anche per enfatizzare le linee del palco. L'altra posizione sono i due cerini laterali, destra e sinistra, e anche lì lavorano sia come controluce che come effettistica verso il pubblico, dove a mio parere danno il migliore dei risultati. Un tuo giudizio sulla performance degli Evo? Beh, è un proiettore nato da poco, è giovane, per ora i risultati sono ottimi. Il tour di Eros Ramazzotti farà tappa dopo l'Italia in molti paesi europei, Germania, Francia, Austria, Svizzera, Olanda, nonché Russia e tanti altri. Questo setup sarà mantenuto o ci sarà qualche variazione dovuta a condizioni locali? Ma noi cerchiamo di mantenere sempre lo stesso setup, la cosa che può variare più di tutte sono le altezze e le distanze tra le americane, ma comunque come numero di proiettori, video e tutto, il setup rimarrà lo stesso.